voglio una città che sia come un organismo, rispettoso del ciclo degli umani, del respiro della terra, dell'intelligenza naturale del cibo, dell'aria e dell'acqua. Voglio una città solidale, trasparente, accessibile, efficiente. Voi no. Una città dei beni comuni. Anzi, una città che è più che il comune di Roma. È la comune di Roma. Dove chi adesso ha di meno possa avere di più. E chi ha troppo avrà il giusto. Almeno fino a quando capiremo tutti che non è avere il fine della vita. La città dell'umanesimo. Dell'umanesimo socialista. La città della cultura, anzi delle culture del mondo. Roma, specchio dell'umanità. Mappa e cantiere del processo globale di civilizzazione. È la mia proposta. Il gemellaggio tra ognuno dei 15 municipi e le aree geoculturali che compongono il pianeta. Ce la danno una Roma così? No? Allora la facciamo noi, con Sandro Medici sindaco e le compagne e i compagni di Sinistra per Roma e delle altre liste che lo sostengono. Votateci e cominciamo a costruirla, una Roma così. Ci vorranno 5 anni? 10? 20? Meno male, vuol dire che il nostro è un progetto serio. La metropoli è la cosa più complessa che gli umani hanno realizzato sulla Terra e perché non sia un incubo bisogna viverla con tutta l'intelligenza che possediamo e va amministrata con tutta l'umanità di cui siamo capaci. Chi vi dice cambio Roma in 100 giorni mente, invece chi vi dice io vedo Roma come vorrei che fosse tra una generazione e quello che faccio ora porta da quella parte, chi vi dice così fa la buona politica. È un anno che lo ripeto, ai compagni degli spazi occupati, ai cittadini tribolati nelle mille vertenze, ai lavoratori, agli studenti, ai precari, ai migranti, dico che le vertenze e le lotte non sono distinte e separate, che la campagna per la nuova Roma non si gioca in difesa ma in attacco e che la lotta è una, quella per la comune di Roma. E adesso finalmente la partita è iniziata, ora che ci siamo uniti intorno a Sandro Medici, candidato sindaco. Adesso finalmente chiediamo un voto per portare la lotta e il progetto nelle stanze da cui si governa la città. Vota Sandro Medici, vota Sinistra per Roma, vota Paolo Andreozzi per la Comune di Roma.